Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di letteratura di oggi parliamo di un sonetto molto famoso di Francesco Petrarca. Il titolo è Erano i capei d'oro a Laura Sparsi e si tratta di un componimento che fa parte del canzoniere. Questo sonetto è stato composto fra il 1339 e il 1347 e in questa poesia il poeta rievoca a distanza di anni il primo incontro con Laura, che come abbiamo detto è la donna che segnerà tutta la sua vita da un punto di vista sia emotivo sia poetico. Sappiamo che l'incontro con questa donna è avvenuto nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone. Nel corso della poesia, Petrarca rievoca la radiosa bellezza di Laura attraverso delle immagini che custodisce, che porta nel suo cuore dal tempo lontano in cui se n'è innamorato. In particolare i capelli biondi come l'oro, che vengono mossi dal vento, si intrecciano, e la vivacità dello sguardo luminoso. Questo sguardo da cui traspaiono delle emozioni che sono tipiche di un animo gentile e nobile, quindi le movenze aggraziate, quasi angeliche di questa donna. Ecco, a differenza però della donna angelicata della tradizione, Laura, abbiamo già detto, è una donna che ha comunque anche un qualcosa di terreno e questa sua qualità terrena si riflette nel fatto che il tempo lascia in lei dei segni, quindi può aver trasformato in qualche modo la sua bellezza fisica, senza tuttavia affievolire il sentimento profondo che il poeta prova per lei. Diamo lettura allora di questo componimento. Erano i capei d'oro a Laura sparsi, che mille dolci nodi gli avvolgea, e il vago lume, oltra misura ardea, di quei begli occhi, cor ne son sì scarsi. E il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea. I che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole fu quel che io vidi, e se non fosse ortale, piaga per rallentar d'arco non sana. Ecco, allora vediamo man mano qual è il significato di questi versi. Allora, in apertura abbiamo questa frase, erano i capei d'oro a Laura sparsi, quindi abbiamo due figure retoriche già nel primo verso. Capei d'oro è una metafora perché chiaramente i capelli di Laura non sono d'oro nel senso stretto del termine, ma sono biondi come l'oro, sono lucenti, luminosi, sono di un colore splendente e prezioso al tempo stesso. Ecco, Laura invece, L' aura in questo verso, significa l'aria, il vento, però anche questo è a sua volta una figura retorica particolare. È un gioco di parole che si chiama segnal. Il segnale era proprio nella poesia provenzale il nome fittizio dietro a cui un poeta celava il nome della persona, in genere appunto di una donna, a cui era rivolto l'omaggio o la dedica. Ecco, Petrarca era stato in Provenza, ad Avignone, proprio lì aveva conosciuto Laura, quindi prende dalla tradizione provenzale questa figura retorica molto raffinata, quindi scrive Laura, L' aura, però questo a Laura sparsi non vuol dire solo sparsi al vento, ma vuol dire che sono i capelli di Laura che sono sparsi, quindi dice e non dice, non rivela del tutto il nome della donna, quindi mantiene una raffinatezza volta anche a tutelare il buon nome sia di lei che il proprio, ma lascia comunque intendere che quello potrebbe essere il suo nome. Quindi appunto erano questi capelli d'oro, questi capelli biondi sparsi al vento, che mille dolci nodi li avvolgea, cioè che li avvolgeva in mille dolci nodi, e il vago lume oltre misura ardea di quei begli occhi. Quindi ardeva oltre misura la luce di quei begli occhi. Corne son sì scarsi, quegli occhi che adesso sono così scarsi, quindi c'è un paragone fra quella che era la bellezza di Laura da giovane e quella che è la situazione attuale. E il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea. Quindi mi sembrava che il suo viso, ma non so se veramente o per mia illusione, si facesse pietoso, cioè assumesse un'espressione di pietà verso di me. I che l'esca amorosa al petto avea.
Qual meraviglia se di subito arsi? Quindi dice, e io che avevo l'esca amorosa al petto, ma possiamo forse meravigliarci che mi sia immediatamente innamorato di lei? Questo ci ricorda, al cor gentil rempaira sempre amore, oppure ci ricorda anche amor ch'a nullo amato, amar perdona. Quindi ci sono degli evidenti richiami con la tradizione dello Stil Novo, con Dante, con Guinizelli e così via, e il tema ricorre, quindi quando un cuore è nobile non può che accendersi d'amore per ciò che è nobile a sua volta, quindi una donna raffinata, una donna nobile, gentile d'animo necessariamente fa innamorare un cuore a sua volta nobile di un uomo che è portato a provare dei sentimenti elevati. Non era l'andar suo cosa mortale, cioè il suo portamento, il suo incedere non era proprio di una donna mortale, ma d'angelica forma, quindi era più simile a quello di un angelo. E le parole sonavano altro che pur voce umana, quindi anche le sue parole, di Laura ovviamente sempre, risuonavano in modo diverso da quelle di una qualsiasi voce umana. Quindi il poeta ci sta dicendo che questa donna era di una bellezza, di un portamento e aveva una sonorità di voce che erano qualcosa di straordinario, non era possibile non cedere all'amore. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che io vidi. Quindi quello che io ho visto in quel momento è stato proprio uno spirito del cielo, un sole luminoso. E se non fosse ortale, cioè dice, e se anche non fosse stato così, quindi se anche io mi fossi illuso, piaga per allentar d'arco non sana. Cioè sta dicendo al lettore, sappi che una piaga non può risanare, cioè non guarisce per il solo fatto che si allenti l'arco che ha scoccato la freccia. Ecco, questo componimento è, come tutti i componimenti di Petrarca, un'opera di grandissima raffinatezza, di grande equilibrio. Abbiamo anche in questo caso, come già avevamo notato per l'opera di apertura del canzoniere, voi che ascoltate Rime sparse il suono, anche in questo caso abbiamo due periodi, quindi uno che abbraccia le prime due strofe e l'altro che riguarda le seconde due, quindi proprio una divisione a metà. E lo schema delle rime, anche in questo caso, vede la rima incrociata nelle prime due strofe, quindi nelle due quartine, A, B, B, A, e invece C, D, E, poi per quanto riguarda le terzine. Perciò, da un punto di vista formale, possiamo dire che si tratta di un componimento perfettamente calato nella tradizione, molto attento al rispetto della forma da un punto di vista tecnico e anche di grande eleganza nella scelta dei termini. Per quanto riguarda i contenuti, come già accennavo prima, c'è questa novità, quindi la donna angelicata non è una donna che rimane un angelo in eterno, quindi non è immune da quelle che sono le conseguenze del tempo. È però il sentimento del poeta a travalicare in qualche modo questo ostacolo. Ecco, questo tema si ricollega anche ad un brano del Secretum, altra opera di Petrarca, in cui l'autore immagina un dialogo fra lui stesso e Sant'Agostino, e Sant'Agostino accusa Francesco proprio di amare l'aspetto esteriore di Laura, di amare troppo la bellezza fisica, e il poeta ribatte dicendo che anche adesso che lei è invecchiata, i suoi sentimenti restano in realtà mutati. Quindi in questa dichiarazione di amore che travalica l'aspetto fisico e va delle qualità interiori della donna, sicuramente notiamo un elemento di grande modernità, quindi la capacità di apprezzare delle qualità nell'universo femminile che vadano al di là dell'apparenza esteriore e che rimandino quindi a delle qualità dell'anima o dell'intelletto e quindi ad una rivalutazione proprio del ruolo della donna e soprattutto calato in quella che poteva essere la mentalità del 300, fa certamente di quest'autore un poeta degno di grandissimo rispetto, quindi oltre che per la sua bravura tecnica, certamente anche per la novità dei contenuti. Bene, con questa piccola lezione abbiamo terminato, spero che l'abbiate trovata utile e vi invito come sempre a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!
Thank you.